La Ribi? Sì. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Che effetto ti fa ritrovarti in C? Diciamo che io la C l'ho fatta solo un anno, appena sono uscito dalla primavera. E ne parlavo comunque con la mia famiglia, perché comunque tutte le scelte che faccio li confido con mio fratello, con i miei genitori, insomma, credo di avere una buona famiglia che mi aiuti. Ed è, non è stato semplice, però Bari non la considero una C. Ci hai pensato a lungo, insomma, però, no? Ci ho pensato, sì. Nel senso, diciamo che qualche notte mi svegliavo, però sicuramente questa piazza non è... È vero, il campionato è quello, ma non questa piazza, non questa città, non questo stadio. Subito una partitissima per capire cosa del Bari? Per capire che io mi ricordo una partita qua, che è stata un Bari Latina dove molti, probabilmente molti di voi se la ricordano, sì. Dove lo stadio era pieno. Io, cioè, il mio sogno è rivedere ciò, però tutto sicuramente dipende da noi. Senti, tu sei al servizio della squadra, ma soprattutto delle punte, no? Sì, io sono al servizio di tutte le persone che hanno bisogno di me. Può essere un centrocampista, può essere un difensore, un portiere, un attaccante. Diciamo che provo a mettermi a disposizione di tutti. Come? Con quello che so fare meglio. Cioè, passare la palla. Karim, tu sei un esperto di promozioni, ne hai centrate ben tre dalla Serie B alla Serie A. Come vedi questo campionato e soprattutto se secondo te la Regina si può riacciuffare? È un campionato tosto, molto, perché come sapete tutti il girone C si trovano squadre che potrebbero stare in Serie B tranquillamente, sia per piazza che per giocatori. È un campionato difficile, mancano ancora tante partite, io credo che tutto è possibile. Quindi il nostro obiettivo sicuramente è pensare a noi e cercare di macinare più punti possibili, poi se loro saranno così bravi da farne più di noi penseremo a quello che verrà in un futuro, però noi dobbiamo pensare a quello che il Bari può fare, le nostre abilità, le nostre qualità e portare più punti possibili. Tornando alla trattativa che ti ha portato poi a indossare la maglia biancorossa, tu conosci bene Milani e Schiavone, se li hai sentiti durante quei giorni e cosa ti hanno detto? Diciamo, Andrea Schiavone lo sento spesso, cioè lo sentivo spesso perché sono rimasto in ottimi rapporti con lui e sono felice di ritrovarlo comunque di nuovo in squadra. E Andrea ci ho giocato insieme, era un paio d'anni che comunque lo vedevo come allenatore ma non ci sentivamo. E sì, mi hanno chiamato e abbiamo parlato un po', però sul segreti poi. La Ribi, a proposito di partite clou del campionato, Reggio come tante altre che ce ne saranno, sei d'accordo se ti dico che forse sarebbe servita più qualità e magari più personalità nel cercare il risultato? E aggiungo, nell'ottica di un possibile arrivo di un giocatore importante nella fase offensiva, ti sentiresti pronto all'eventualità di giocare anche mezzala, peraltro ruolo che hai già ricoperto in passato? Sì, non ho, ti rispondo all'ultima domanda, io non ho problemi a giocare né da mezzala, né da seconda punta, né da, adesso non è in questo caso, né da esterno, però diciamo che ho una buona qualità a ricoprire più ruoli, quindi sono fortunato in questo. E riguardo le partite, sì, ci vuole più personalità, ma magari quella si acquisisce giocando, cioè nel senso la stima delle proprie potenzialità viene man mano col tempo. Diciamo, qui vicino hai un esempio importante come numero 10,
il numero che indossi sulle spalle è quello che ha avuto Brienza. Bari poi è una piazza che ha avuto tanti numeri 10 che hanno scritto la storia, non solo in questa città ma anche fuori. Che peso è per te questa maglia e cosa può rappresentare da qui a quelli che sono i tuoi obiettivi futuri, fine campionato e proseguo della tua carriera? Diciamo che il numero 10 l'hanno fatto tanti giocatori. E Ciccio per me è sempre stato un piccolo idolo, lui, Miccoli e molta altra gente che non è blasonata come Maradona, però che erano quei piccoletti che giocavano dietro le punte. Il mio idolo è Baggio e quindi quel numero là è importantissimo, infatti ho chiesto anche il permesso a Ciccio prima di prenderlo. È un numero che pesa, e riguardo al mio futuro sinceramente adesso non ci penso, penso a cosa accadrà in questi mesi e quello che verrà verrà, poi sarò io a decidere in base a cosa accadrà del mio futuro. Io spero che tutto vada bene, poi vedremo. Buongiorno Laribi, è stato un po' faticoso due partite in quattro giorni. O forse la forza della regina ha un po' come dire, appannato quella eccellente prestazione contro la Sicula Lions. Molti tifosi hanno detto però la Ribia ha giocato meglio contro la Sicula che contro la regina. Ha notato questa differenza di rendimento oppure? Credo che sì, magari a livello collettivo contro la Sicula abbiamo fatto sicuramente meglio, perché con la regina abbiamo avuto delle difficoltà in fase di impostazione, non si è stati bravi negli ultimi 30 metri, non ci sono dubbi, però abbiamo fatto una partita tosta, e si è stati bravi a riacciuffarla e comunque non era una partita semplice da affrontare contro una squadra che non gioca tanto a pallone, che gioca più sulle seconde palle, giocava più su lanciare la palla a Dennis e sperare in qualcosa, cose che non fanno parte delle nostre caratteristiche. Con la Sicula abbiamo avuto sicuramente più possesso, più palleggio e quindi anche le qualità dei nostri giocatori esce fuori, sboccia. Laribi, ciao. Innanzitutto cos'è che non ha funzionato ad Empoli? Che poi è una domanda che si potrebbe fare a tanti giocatori dell'Empoli, perché l'Empoli non ha funzionato nel complesso, visto che è una squadra che era stata costruita per dominare il campionato e invece adesso deve addirittura pensare a raggiungere la salvezza. La seconda domanda è questa curiosità del tuo conto aperto con il Bari, perché tu hai segnato spesso e volentieri al Bari. Sì. Allora, Empoli non lo so cosa ha funzionato, ci sono annate che vanno così. Avevamo l'Empoli, ha un'ottima squadra, che alla fine sono andato solo via io e uno o due ragazzi, e può lottare ancora per qualcosa di importante, non lo metto in dubbio, però quando si parte col piede sbagliato è sempre dura ritrovare la strada giusta. E il mio conto aperto cercherò di sdebitarmi, non c'ho alternative. Senti, Laribi, possiamo considerarlo un punto di ripartenza questo della tua carriera? Poi ti chiedo anche in merito ai sei mesi di prestito secco, se è una scommessa che fai tu con il Bari, ma anche il Bari su di te per ripartire insieme. Diciamo che io credo che bisogna mettersi in discussione ogni anno e soprattutto più sali con l'età. È vero, non sono vecchio, però ti basta fare un anno in panchina ho sbagliato, dove magari l'anno dopo non trovi il posto ideale a te, non trovi un posto dove sei accettato o dove ti vogliono. E l'altra domanda qual era? Sui sei mesi di prestito. Sui sei mesi di prestito è una cosa che è venuta fuori col Verona, quindi vedremo. Io comunque col direttore buon rapporto, abbiamo parlato e quindi abbiamo una parola.
Laribi, ti chiedo se un giocatore è dotato di una buona visione di gioco, prediligi l'assist per il compagno, se giocare in più posizioni del centrocampo, anche come trequartista, e il tiro dalla distanza. Si può dire che sia un giocatore completo? E poi ti chiedo se la forza e se la forza di questo Bari è la forza che è appunto un Bari che non molla mai, anche perché non è la prima volta che il Bari riacciuffa anche la partita in zona Cesarini. Grazie per tutte queste qualità che hai elencato, io me ne do molte meno. Parlando del Bari, sì, credo che la nostra squadra abbia un grandissimo carattere perché, come abbiamo dimostrato a Reggio, riacciuffarla così, comunque su un calcio piazzato, su una palla sporca, non è facile. Quindi ben venga, speriamo di doverne riacciuffare meno possibile, però abbiamo anche questa qualità. Eccomi qua, Karim, intanto ben arrivato. Grazie. Da 1 a 100 in percentuale lo stato di forma? Non riesco a darmi una percentuale, vabbè dai, arriverò al 100 tra poco. Ti ho fatto questa domanda ovviamente perché sei stato subito gettato nella mischia, addirittura dopo una rifinitura subito in campo, due partite, l'impressione ovviamente di colpi importanti, ma insomma anche di un rodaggio di cui ovviamente dovrai aver bisogno, per quello ti ho fatto questa domanda. Sì, non giocavo da un po', quindi ritrovare il campo, ritrovare comunque quel brivido prima della partita in albergo, è sempre una cosa bella, cosa che a Empoli non avevo più. Sì, ho giocato subito due partite, credo di star bene, non ho avuto doms o comunque dolori dopo la partita, quindi questa è una cosa importante. Adesso vediamo di dar continuità alla gara e di cercare di alzare il livello delle prestazioni. Due domande velocissime, abbiamo sentito prima del tuo arrivo, anzi dopo il tuo arrivo, tuo fratello maggiore, perché sappiamo di un rapporto viscerale molto bello tra voi due, ci ha raccontato di come tu sia una sorta di guida anche nello spogliatoio per i più piccoli, se puoi confermare tutto questo, insomma quanto questo insomma è nella tua visione anche di un'esperienza calcistica. Diciamo che sono un buon rompipalle nei spogliatoi, soprattutto con i ragazzi. E mi diverto, mi piace, voglio che crescano e voglio che facciano le cose giuste. Poi credo che se tratti un ragazzo come si deve, che gli insegni un po' di cose, lui può dare anche solo per 10, 15, 20 minuti, ogni tanto può dare tantissimo, un contributo enorme alla squadra, ma perché è ciò che è stato fatto a me. Quindi io riporto ciò che mi hanno insegnato. Una domanda di colore, perché sappiamo tu essere un grande amante degli animali, soprattutto dei gatti. Abbiamo saputo di qualche primo. Ok, benissimo. Qualche difficoltà, diciamo, a portarlo a Bari, se ce lo puoi confermare. Insomma, alla fine com'è andata? Perché mi sembra che tu lo abbia ritrovato. Sì, no. Cos'è successo? Che Ryanair non piglia animali e quindi abbiamo fatto un po' di fatica e non potevamo lasciarlo solo, quindi è scesa la mia compagna due giorni dopo, dai, ce l'abbiamo fatto, niente di così complicato. È un portafortuna per te, cosa rappresenta? Compagnia. Ciao Karim. Ciao. Una domanda, all'inizio se non sbaglio hai accennato qualcosa riguardo alla tifoseria e all'ambiente, volevo chiederti più nello specifico che tipo di rapporto hai avuto nella tua carriera con le varie tifoserie, se hai avuto a che fare con tifoserie molto calde e se sai che quella di Bari è una piazza che ti sa portare in cielo, però è anche molto esigente, si parla spesso, soprattutto nei momenti più difficili, speriamo che ce ne siano meno possibili, della pressione di Bari sui calciatori. La domanda più generale è che rapporto hai con o che hai avuto con le tifoserie in genere? Ma diciamo che io rispetto molto tutti, ho molti amici che vanno in curva su a Milano e quindi so cosa pensano loro, perché parlando con i miei migliori amici posso immaginare cosa pensi un tifoso. E diciamo che io mi sono sempre comportato, salute, in maniera equilibrata e rispettosa nei confronti di tutti, quindi anche a Verona, come è successo a Bologna, come è successo a Sassuolo, anche se non è un clima caldissimo, comunque che siano 10, che siano 15, che siano 10.000,
la loro volontà vanno rispettate, perché comunque loro chiedono pochissimo, chiedono solo tanto impegno e, come si dice, sudare la maglia, quindi è ciò che da me vedranno sempre. Poi posso tirare la palla fuori dalla porta, però ho provato a metterla dentro sicuramente. Grazie. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.